Benvenuti in Adamall, io sono Mino Scazzetta, responsabile commerciale per Centro e Sud Italia. E quest'oggi vi illustro le novità che stiamo presentando qui all'ISE di Amsterdam. E le maggiori novità sono sicuramente in ambito illuminazione, ci sono i nuovi prodotti della serie Drop B1 e B4, due tagli 15 watt e 60 watt, dopodiché passerei alla serie F, che comprende adesso, oltre la serie F2, la serie F4, è uno step ulteriore, potenza maggiore per sostituire abbondantemente i classici proiettori da 2000 watt. Inoltre abbiamo la nuova serie Opus, che era già presente con S5 ed SP5, rispettivamente Spot e Profile, e adesso si completa con i due nuovi ingressi, l'Opus X, quindi maggiore potenza, parliamo di oltre 750 watt di sorgente LED, e l'Opus H5, che è un ibrido, quindi beam spot wash vero, fino a 50 gradi di apertura. Infine abbiamo nella parte audio la nuova serie IKOA, da 12 e da 15 pollici, ci sta dando già grandi soddisfazioni, in quanto utilizziamo un sistema coassiale con una tromba roteabile, anche un delay per poterlo allineare. Infine Maui 44 G2 è l'evoluzione del precedente sistema, caratteristiche totalmente nuove. La prima fra tutte è quella di poter utilizzare anche la parte posteriore del sistema come fosse un dipolo per avere lo stesso sound del fronte, ovviamente ad un livello di pressione decisamente inferiore, e la possibilità di collegare il subwoofer aggiuntivo in configurazione cardioide con un setup automatico. Il sistema ha un sensing automatico che permette questo tipo di configurazioni senza dover leggere neanche il manuale. Credo di aver toccato tutto, e sì, abbiamo anche la nuova serie da installazione, dimenticavo, praticamente la serie di amplificatori IPA e la matrice 12x8, è un agreement con la Xilica, e in questi prodotti abbiamo sempre la possibilità di aggiungere una scheda DSP con il Dante per poter ottimizzare installazioni anche di grosso calibro. Siamo al secondo giorno e l'affluenza è in crescita, i clienti arrivano numerosi da tutto il mondo, quindi ringraziamo ulteriormente tutti quelli che hanno voluto sfidare le intemperie, diciamo, e non solo quelle.